Benvenuti a tutti i fan di Mollerino Sport Channel. Io sono Alfonso e sono qua per continuare la serie che abbiamo iniziato riguardo alla presentazione dei team maschili di ciclismo 2022. In questa serie andremo ad analizzare, ecco, come si è conclusa la stagione 2021, le varie vittorie, ma soprattutto i trasferimenti in vista della stagione 2022. E se riusciamo anche qualche accenno, ecco, al programma e agli obiettivi della stagione 2022. Oggi è il turno del team Bora Hansgrohe. Bora Hansgrohe che nel 2022 subirà la prima grande rifondazione, diciamo, visto che ci saranno moltissimi cambiamenti. Ci saluta Peter Sagan che ha reso grande il team Bora, quindi ecco, Peter Sagan ci saluta Ackermann, ci salutano, ecco, diciamo che il vecchio nucleo saluta, però arriva un nucleo altrettanto ottimo e di qualità, quindi non esitiamo e andiamo subito ad analizzare la stagione 2021. Stagione 2021 che ha portato al team 30 vittorie, vittorie da un po' tutti, ecco, diciamo che un po' tutti hanno vinto. Certo, ci si poteva aspettare un po' di più da Ackermann, da Sagan, Kelderman sfortunatamente stato coinvolto in vari problemi fisici durante tutta la stagione, quindi non ha ottenuto troppo, però ecco, forse anche da Schachmann un poco di più, però vabbè, dai, ecco, ognuno comunque sono riusciti ad andare a vincere qualcosa, quindi ecco, la stagione risulta più che buona per la Bora, ecco. Andiamo ad analizzare le vittorie. La prima vittoria è quella di Maximilian Schachmann alla Parigi-Nizza. Ecco, vabbè, una vittoria un po' discussa. Probabilmente vi ricorderete della questione con Roglic. Roglic il giorno prima era andato a togliere la vittoria, diciamo togliere, ma vabbè, era andato a vincere. Probabilmente un po' esagerando contro Gino Meder che si era fatto tutta la tappa in fuga, ecco, proprio gli ultimi metri era andato a superarlo Roglic e ecco, era andato a vincere un po' una tappa un po' così. E il giorno dopo Roglic era caduto per ben due volte, era rimasto attardato, il gruppo un po' per ripicca, ecco, non ha permesso il rientro, ecco. Il rientro di Roglic. Quindi ecco, a vincere era stato Maximilian Schachmann, però una vittoria un po' mutilata, ecco, non è stata la migliore vittoria di Schachmann, che comunque è andato a vincere il campionato tedesco a metà, insomma, a giugno o comunque il periodo dei campionati nazionali. Bene, poi passiamo alla vittoria di Kemna al Giro di Catalogna. Kemna, anche lui si sa che ha qualche problema un po' di depressione o comunque c'ha qualche problema, quindi dopo questa vittoria è praticamente scomparso, non ha più corso, quindi sì, peccato perché sarebbe un ragazzo con talento, l'ha dimostrato, però veramente c'ha troppa discontinuità, corre, sostanzialmente corre quando c'ha voglia, non, quando corre fa anche bene, ecco, però sì. È un po' così, sì, dopo questa corsa non ha corso più nulla, quindi vabbè. Però ha detto che l'anno prossimo, ecco, dovrebbe tornare più carico di prima, speriamo, ecco, perché è un ragazzo che il talento ce l'ha, dovrebbe essere un po' più costante, perché altrimenti così, sì, però la gente non se lo ricorderà, ecco, per il suo talento. Poi è arrivata anche una vittoria di Peter Sagan al Catalogna, Sagan che andrà a vincere anche a Romandia, al Giro andrà a vincere il campionato nazionale e poi non vincerà, sì, vincerà sì, vince la generale, ecco, della corsa di casa del Giro di Slovacchia, però non era riuscito a vincere nessuna volata, diciamo con una start, cioè molto spesso veramente in
Sì, ha perso volate veramente in modo ridicolo, quindi vabbè, è un Sagan che non è più il Sagan di una volta, Sagan che lascerà, come andrò a spiegare dopo, per la Total, però ecco. Bene, Sagan abbiamo detto, Felix Grosschartner era andato a vincere l'ultima tappa che si è conclusa a Riva del Garda, ovvero la mia città, ecco, era andato a vincere la tappa finale del Tour of the Alps. Poi in Ungheria è arrivata la prima vittoria di Meus, il giovane velocista belga, che vedremo, può essere che l'anno prossimo ci abbia qualche occasione in più, quindi speriamo, ecco, per lui. Meus che sarà anche l'ultimo atleta a vincere per la Bora Hansgrohe a ottobre inoltrato, andando a vincere la Parigi-Bourges. Poi quindi torniamo, facciamo di nuovo un salto indietro. La seconda tappa del Critérium del Delfinato è andata a Postelberg che non vince tanto, però quando vince, insomma, vince sempre corse di qualità, quindi sì, fa un po' sorridere, ecco, un corridore che fa sorridere, è un corridore simpatico che tutti amano, quindi e in più ottiene qualche risultato decente, quindi buon per lui. Poi in Svizzera arriva anche la vittoria di Ide Schelling, che è anche la prima maglia Poix del Tour de France, quindi buona stagione anche la sua. È un corridore veramente interessante, a me è piaciuto molto. Vediamo cosa saprà fare la prossima stagione. È un po' difficile dargli delle caratteristiche, secondo me, però dai, si è comportato molto bene. Sono curioso di vederlo l'anno prossimo. Poi arrivano i campionati nazionali, ovviamente, come ho detto, è arrivata la vittoria di Maximilian Schachmann in Germania, Sagan in Slovacchia, in Austria Patrick Konrad, il vincitore, ecco, del campionato nazionale in linea, mentre in Polonia a cronometro è Maciej Bodnar a vincere. Poi a luglio, ecco, arrivano anche le prime vittorie di Pascal Ackermann che va a vincere il prologo del Sibiu Tour. Sibiu Tour che è stato vinto da Giovanni Aleotti davanti a Fabio Aru, però ecco, prima vittoria da neoprofessionista per Giovanni Aleotti, quindi veramente bravo. È arrivata un'altra vittoria di Ackermann, che andrà anche a dominare la settimana ciclistica italiana in Sardegna. E poi, beh, arriverà anche la vittoria nella prima tappa del Deutschland Tour, e questa sarà l'ultima vittoria, ecco, di Pascal Ackermann in maglia Bora, visto che l'anno prossimo saluterà il team tedesco. Quindi ecco, arriviamo al Tour de France, dove nella dodicesima tappa è stato Nils Polit a vincere. Polit che sfortunatamente ha trovato la condizione un po' tardi, visto che nelle classiche non è stato del tutto perfetto, è andato a vincere una tappa al Tour e la classifica, una tappa al Deutschland Tour e la classifica generale, quindi una seconda parte di stagione migliore assolutamente della prima. E ancora il Tour de France va a vincere il campione austriaco Patrick Konrad, quindi due vittorie al Tour e una al Giro d'Italia. Sfortunatamente alla Vuelta non è arrivata nessuna vittoria. Poi arriviamo alla Arctic Race, dove a vincere è una tappa, più precisamente la seconda tappa è Martin Lass. Poi nella quarta tappa del Giro di Norvegia è il campione olimpico Matthew Valls a vincere. Ecco, Matthew Valls che andrà a vincere anche il Gran Piemonte in Italia, anche lì in volata, quindi ottima stagione la sua, oltre ad aver preso un oro olimpico. E poi ecco le altre vittorie ve le ho già accennate, visto che a vincere sono stati nuovamente Polit, Ackermann, Sagan e Meus. Bene, questa è la stagione 2021 e le vittorie ottenute, 30 vittorie ottenute dal team tedesco. Adesso andiamo ad analizzare i nuovi acquisti e i programmi 2022. Bene, quindi iniziamo dagli addii che sono numerosi. Ovviamente partiamo da Peter Sagan. Peter Sagan, che
che lascia dopo un bel po' di anni la Bora Hansgrohe per andare al team Total Energy. Total Energy che sarà professional, quindi non ha la licenza World Tour. Sagan saluta il World Tour, ecco, per andare nella squadra francese, squadre francesi che si sono confermate, ecco, ottime anche a livello professional, ecco, quindi nulla di che dire. Oltre a lui lo raggiungeranno al team Total Energy tutti i suoi compagni più cari, stretti, come Daniel Oss, Massey Bodnar e il fratello Yuraj Sagan. Quindi questi sono qualche altro membro, ecco, dello staff. E sicuramente anche Specialized andrà a sponsorizzare la squadra. Quindi questi sono gli addii che si porta dietro Peter Sagan. Oltre a lui ci saluta anche Pascal Ackermann, che andrà al team UAE assieme a Gaviria, e UAE che insomma, cercherà di riscattare sia lui sia Gaviria, visto che hanno fatto una stagione un po' così così, ecco, ci si poteva aspettare sicuramente di più. Ancora incerto il futuro di Burgard, che è stato infortunato buona parte della stagione precedente e non vuole ritirarsi, quindi vuole cercare qualche squadra. Adesso non mi ricordo se comunque c'è qualche alternativa, ma ecco, ancora incerto il suo futuro. Selig e Schwarzman andranno alla Lotto Soudal quindi ecco, andranno ad aiutare, deduco, Caleb Ewan. Ci saluta Schillinger, che si è ritirato, ecco. Infine lo slovacco Baska andrà alla Dukla Bistrica, quindi passerà nella categoria Continental, quindi anche lui saluta il World Tour per passare nella categoria più bassa delle UCI. Bene, questo è il mercato di addio, ecco, della Bora Hansgrohe. Adesso passiamo ai pezzi grossi, e che pezzi, ecco, un mercato veramente super. Ovviamente con l'addio di Peter Sagan sono arrivati un bel po' di soldi, quindi ha saputo investire molto bene, secondo me molto bene, tutti i soldi, ecco, dagli addii di Sagan e Ackermann, visto che arrivano Sam Bennett, che in The König non si è trovato benissimo, no? Perché ritorna, ecco, dalla Bora, dove era andato via perché non si trovava bene, però c'è tornato, quindi sì, un po' così, ecco, la situazione. Con lui ritorna anche Sean Archbold, il neozelandese. Poi arriva un altro velocista, Danny Van Poppel, dalla Intermarché. Sempre dalla Intermarché arriva anche io, il tedesco Jonas Koch. Quindi insieme a Bennett arriva anche Van Poppel, due velocisti che vanno a sostituire Pascal Ackermann e Sagan. Quindi ecco, vediamo che e si andranno ad affiancare anche a Meus, quindi vedremo chi ci avrà più chance. Ecco, ovviamente Bennett sarà il velocista principale, però vediamo chi sarà il secondo velocista in casa Bora. Poi dalla Trek arriva Ryan Mullen, l'irlandese, dalla Bahrain arriva Marco Haller, lui sì che veramente può essere un gregario di lusso. Vedremo, probabilmente andrà ad aiutare Polit al nord, però ecco, sarà molto interessante, moltissimo interessante vedere il suo supporto, ecco, al team. Infine passiamo agli scalatori, visto che la Bora quest'anno veramente è diventato un team completo, visto che una volta puntava più alle volate. Quest'anno sono arrivati Alexander Vlasov dalla Astana, Sergio Higita dalla AF e Jai Hindley dal team DSM. Quindi tre scalatori. Sì, dopo anni in cui si sono dedicati alle volate nei grandi giri, adesso potranno addirittura puntare a fare classifica. Oltre a loro ci sarà il solito Buchmann, quindi ecco, e Kelderman, quindi uno squadrone veramente molti velocisti, molti scalatori. Ci
hanno per fare sul pavé, quindi è una squadra completa al 100%. Adesso vedremo cosa sapranno raccogliere, ecco, perché gli atleti ci sono, adesso devono venire i risultati. E poi ecco, concludiamo con i due ultimi colpi, assolutamente molto interessanti. Il primo è Sean Otterbook, qualcuno l'aveva a inizio 2020, aveva addirittura avvicinato il suo nome a quello di Remco Evenepoel, ovvero il nuovo Evenepoel. E in realtà ecco, lui viene dalla categoria juniores, lo stesso vale per Lewis, il tedesco, che anche lui, entrambi passano dall'Autoede, ovvero la squadra juniores del team Bora, direttamente nel World Tour, come era già successo a Remco Evenepoel, Marco Brenner o comunque anche altri nomi, scusatemi. Non farà grandi giri, Otterbook, vedremo cosa saprà fare fra i professionisti. Lewis sì, era sembrato un po' meno forte, ecco, infatti sembra abbastanza forzato il suo passaggio nel mondo dei professionisti, però ecco, vedremo, sono curioso di vedere cosa otterranno, ecco, entrambi i due giovani. Sicuramente da Otterbook ci potremo aspettare qualcosa di più. Otterbook che ha un po' deluso nei due appuntamenti più importanti, ovvero agli europei e ai mondiali juniores di categoria, perché sì, non è andato a vincere nessuno dei due, quindi così, però insomma, la classe e il talento c'è, quindi vedremo. Bora, sì, un po' controtendenza, visto che tutte le squadre solitamente hanno una squadra under 23, invece Bora c'è una squadra juniores, passa dalla squadra juniores direttamente a quella professionistica, un po' azzardata come mossa, però bah, vedremo, può essere che ripaghi come scelta, ecco. Bene, penso di aver detto tutto. Programmi, in realtà non si sa neanche ancora molto, non si sa neanche ancora cosa andrà a fare Kelderman, Higita, Hindley e Vlasov, quindi ecco, non saprei dirvi bene cosa andranno a fare di grande giro, ecco. Beh, che dire, sicuramente ci potremmo aspettare una grandissima Bora, perché gli atleti ci sono, penso che sia sicuramente il miglior roster che hanno avuto nel corso di questi anni, ecco, da quando Bora è diventata una squadra World Tour. Quest'anno è più completa che mai, perché può competere nelle volate e nei grandi giri, quindi diciamo che l'addio di Sagan secondo me non si farà sentire assolutamente. Nemmeno quello di Ackermann, perché comunque è arrivato Sam Bennett, ecco, che andrà a sostituire i due Sagan e Ackermann. Comunque Sagan ormai si dedicava un po' meno, sì, si dedicava alle volate, però si sapeva che ormai c'ha la sua età, di conseguenza era preferibile che si dedicasse più che altro alle classiche dove c'hanno Polit che deve solamente confermarsi, ecco, non è poco confermarsi, però sicuramente ha dimostrato che può fare bene anche nelle classiche. Schachmann anche deve fare il salto di qualità, insomma, deve confermarsi, deve ottenere qualcosa in più nelle classiche delle Ardenne, però ecco, ci possiamo aspettare un grandissimo 2022 da parte della Bora. E poi se andrà male, a fine 2022 andremo ad analizzare la stagione della Bora. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, guardate gli altri video nella playlist delle presentazioni dei team 2022 e vi auguro una buona giornata.